Nome. Laura. Cognome. Dalla Ragione. Di cosa ti occupi? Ho fondato e dirigo i centri per i disturbi del comportamento alimentare in Umbria. Qual è il senso di quello che fai? Ma è quello di andare incontro a dei bisogni nuovi, perché negli ultimi 10 anni è esplosa un'epidemia, un'ossessione per la perfezione che coinvolge tanti ragazzi e ragazze di tutte le età, che sono affetti da anoressia, da bulimia. I disturbi alimentari hanno interpretato questa follia. E il senso del mio lavoro è quello di costruire spazi di cura che siano un po' diversi dall'ospedale, che accolgano l'anima, dove le persone possano risignificare il loro sintomo, la loro malattia e la loro vita. Chi sono e cosa imparano i vostri pazienti? L'età d'esordio di questi disturbi si è abbassata, quindi da noi arrivano anche bambini di 8-10 anni e persone più adulte di 40-50 anni che in questa ricerca di perfezione ossessiva hanno smarrito il senso della loro vita, e noi cerchiamo di restituirglielo con la parola, con l'esperienza, con la filosofia, con l'accogliere tutti i loro sogni, i loro desideri, i loro bisogni. Non si lavora tanto sulla malattia e sul sintomo, ma si lavora proprio sulla persona a 360 gradi. Cosa ti aspetti dal futuro? Ma mi aspetto che il sistema sanitario pubblico venga preservato, perché noi abbiamo questa esperienza in Umbria, un'esperienza pilota. Sono state le prime strutture pubbliche italiane che sono diventate punto di riferimento per tutta Italia e anche fuori dall'Italia. Nel futuro credo che dovremo lavorare tanto per prevenire questi disturbi nei luoghi dove si forma l'idea delle persone, quindi la scuola, il mondo dello sport, gli spazi di vita quotidiani dei ragazzi. Che messaggio vuoi lasciare a Carla? Ma Carla deve continuare a fare quello che ha fatto in questi anni con la passione e la sensibilità che l'ha contraddistinta. È una persona che fa politica particolare, perché non assomiglia alle persone che lo fanno per mestiere, l'ha fatto per passione, l'ha fatto con grande allegria e andando incontro ai bisogni degli operatori, delle persone, quindi spero che rimanga così, perché è stata davvero straordinaria la sua esperienza con noi. Sta cambiando ancora il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro.